Il volume Filastrocche e Canarini, dedicato alle passioni letterarie del cardinale Giacomo Biffi, è stato presentato mercoledì all'Università Cattolica di Milano. Con gli autori Don Samuele Pinna e Davide Riservato, che nel testo hanno intervistato specialisti sugli autori amati da Biffi, sono intervenuti Alessandro Ghisalberti, docente di filosofia nello stesso Ateneo e grande esperto del pensiero dantesco, e l'attore Giacomo Poretti, che ha parlato dell'umorismo di Biffi. È una fonte di ironia, una fonte di sapienza più che di erudizione, che fa bene al cuore. Quando accade questo miracolo che lui ci illumina o ci dischiude queste porte, vivere dentro l'ironia, farla, scriverla, interpretarla è bellissimo, è una chiave della realtà stupenda. Quali sono i testi che più l'hanno illuminato, colpito? Solo l'introduzione del quinto Evangelo sarebbe, secondo me, una lezione da proporre a tutti gli studenti su che cos'è l'ironia e su come si scrive. Poi devo dire che io sono arrivato a conoscere il cardinal Biffi con la storia di Pinocchio, no? E quindi da lì poi ho letto altre cose, però diciamo che quei due testi lì sarebbero sufficienti a dire della sua grandezza. Biffi diceva sempre: nella vita o fai il prete o vai a lavorare. Io sono andato a lavorare, ne ho conosciuti dei preti, ma sono andato a lavorare e non ho ancora smesso. Il vescovo Claudio Giulio Dori, assistente spirituale della Cattolica, ricorda l'impressione dei rari ma preziosi interventi di Biffi negli organismi centrali della CEI. Mi incontravo in occasione delle assemblee, ma in modo ancora, diciamo, più significativo e curioso, se vogliamo, in occasione dei consigli permanenti, perché lì il gruppo è ristretto, sono una trentina di vescovi, per più giorni si sta insieme, si dialoga, ci si confronta, e lì emergeva sempre la verve, la genialità di Biffi, che nell'affrontare tutte le questioni, che siano dottrinali o che siano pastorali, aveva sempre la sua angolatura di approccio, che non era mai quella eccessivamente seriosa, ma era sempre accompagnata da narrazioni, da aneddoti, a volte da favole, da citazioni anche molto, diciamo, importanti, significative, e attraverso questo andava sempre al cuore dei problemi, ma attraverso un linguaggio e uno sguardo che sapeva coniugare leggerezza e assoluta profondità e chiarezza di intenti. A conclusione dell'incontro, Giacomo Poretti ha letto la gustosa introduzione al quinto Evangelo di Biffi, che vi proponiamo integralmente nel nostro canale YouTube. L'avevano preso per un italiano, spaghetti, mandolino, dolce e far niente. E quando si sono accorti che era un milanese, era già troppo tardi.